Salve a tutti, oggi vediamo come si effettua correttamente il taglio di un ramo durante la potatura dei nostri frutti. Qui siamo di fronte ad un albicocco, siamo nel mese di gennaio e qui stiamo proprio vedendo l'inquadramento di un ramo di 2 anni dell'albicocco che si interseca su una sottobranca. Io dovrò andare a tagliare questo ramo perché poi si intreccia con altri che mi interessano maggiormente. Analizziamo dove deve essere effettuato il taglio in modo corretto. Vedete qui nell'inserzione del ramo nella sottobranca, zoom un attimino, ecco qua, vedete che c'è un colletto intorno alla sottobranca di inserzione. E noi dovremo proprio andare a tagliare il ramo proprio in questa riga di intersezione tra il ramo e questo colletto. Perché questo? Perché poi quando noi effettueremo questo taglio, il colletto potrà pian piano rimarginare con un tessuto il taglio che andremo a fare. Guardate, vi faccio vedere un taglio effettuato in modo corretto. Questo che state vedendo qua è un taglio eseguito correttamente sulla branca. Vedete, c'è stato il taglio a filo del colletto e diciamo che la parte dei tessuti intorno al colletto hanno ricoperto quasi completamente il taglio del rametto. Ecco il classico esempio di un taglio non eseguito correttamente. Vedete, questo taglio è stato eseguito sopra il colletto. Che è successo? Che i tessuti del colletto non sono riusciti a sovrastare il taglio e quindi rimarginarlo e cicatrizzarlo. Ecco che la parte legnosa inizia pian piano a marcire, a seccarsi, con il tempo penetrerà all'interno della nostra branca, mettendo a rischio la salute della branca produttiva. Eccoci qua, posizioniamo la lama o comunque la nostra forbice e iniziamo il taglio in maniera che passi proprio il taglio tra i due confini che finora ho spiegato. Eccoci qua, questa è la fine dell'esecuzione del taglio. Come vedete è liscio, non ha presenza di scosciature. Vedete, qui siccome siamo di fronte ad un albicocco andremo anche ad applicare un mastice che ho fatto io in casa senza andare a comprare ed acquistare quelli in commercio che a volte hanno dei costi proibitivi. Poi vi metto il link di come effettuare questo mastice adatto per i tagli. Quando invece abbiamo una potatura di ritorno, come bisogna effettuare il taglio correttamente? Ora ve lo faccio vedere. Qui faccio un esempio e qui abbiamo un ramo di 2 anni dove ci sono tre brindilli belli belli vegeti e vigorosi. Supponiamo che noi dobbiamo andare a lasciare questo brindille esterno e togliere questi due che danno verso l'interno. Se dovevamo effettuare un taglio netto di un brindillo, come possiamo vedere qua, agivamo praticamente a livello del colletto, quindi i tessuti andavano subito a cicatrizzare il taglio. Ma qui invece dobbiamo andare a tagliare questa proprio sul ramo dove non si presenta il colletto. Il miglior taglio che risulta corretto è andare in modo parallelo all'asse del brindillo subito sopra, facendo il taglio subito sopra il colletto. Vi faccio vedere come, ripeto, usate le forbici per potare con a tronchesina, però tanto per farvi vedere. Allora, ecco qua il taglio come deve essere fatto, vedete? È subito sopra all'asse
subito sopra al colletto, parallelo al brindillo, taglionetto pulito e deciso. Con queste forbici non è facile. Eccoci qua, vedete adesso? Questo risulta essere un taglio corretto, perché avrà una cicatrizzazione veloce. Spero che anche questo tutorial vi sia stato di aiuto. Ci vediamo al prossimo. Grazie.